Benvenute, benvenuti su Newsbox, siamo live come anticipato più volte in questi giorni. Benvenuto in particolare a Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Quorum e Youtrend. Benvenuto Lorenzo. Grazie e un saluto a tutti. Una prima assoluta su TikTok per te? Sì, infatti, voglio dire, sono curioso di vedere un po' come si sviluppa l'interazione. Dai, allora, ci sono già molte persone collegate. Allora, siamo qui. Io ho messo un titolo a questa diretta un po' provocatorio, forse anche nei tuoi confronti. Il titolo è molto diretto, è chi vincerà le elezioni. Non credo che lo diremo questa sera. E tra l'altro, Lorenzo è autore di un libro che è uscito pochi mesi fa. Forse non ti aspettavi elezioni così a stretto giro. Il libro si intitola Benedetti sondaggi. Io, tra l'altro, vorrei farlo vedere come i bravi presentatori. Ce l'ho su Kindle, quindi vabbè, vedete, Vale lo ecco, stesso, vale lo vale lo stesso. stesso. Questa è la Sì. copertina. E comunque, proprio in uno dei capitoli iniziali di Benedetti sondaggi, tu dici una cosa che credo sia una Bibbia, un mantra per tutti quelli che fanno il tuo mestiere, cioè i sondaggi non servono a prevedere il futuro. Quindi chi vincerà le elezioni probabilmente non riusciremo a dirlo questa sera, ma servono a fotografare la situazione del momento anche con una certa, diciamo, affidabilità, no? Sì, cioè un po' il succo è che in questo caso, no, visto il 25 settembre, ma in generale quando c'è un'elezione, non dobbiamo aspettarci dai sondaggi più di quello che possono darci, no? Quindi prendiamo il tanto di buono che hanno e quindi la possibilità di leggere un'opinione pubblica, di capire quale partito come dire, ha un certo consenso e quale ne ha un altro, però non aspettiamoci una previsione sul futuro perché quello non ce lo può dare il sondaggio. E tra l'altro adesso, cioè, non c'è nulla nelle attività dell'uomo che ci permetta di prevedere il futuro in nessun campo. Quindi sarebbe strano che i sondaggi sfuggissero a questa regola, no? Soprattutto diciamo in una materia poi liquida e malleabile come la politica nello specifico e in generale la formazione dell'opinione pubblica. Assolutamente sì, cioè sono settori in cui entrano tantissime variabili. Il voto del 25 settembre sarà la somma di milioni di singole scelte degli elettori, e quindi, come dire, c'è un margine di incertezza che è normale nella politica come, che ne so, nell'economia, nella geopolitica, cioè in tutte le cose che riguardano le scelte degli esseri umani, in un certo senso. E Certo. poi c'è discorso indecisi, cioè se adesso chiedessimo a chi ci sta seguendo, ma tu sei sicuro, sei sicura di chi votare? Non sono dell'idea che tutti ci direbbero sì, so già chi votare, cioè molti non lo saprebbero, e quindi gli indecisi, Nelle vostre, appunto. diciamo, simulazioni attuali, se possiamo chiamarle così, siamo ancora intorno al 40% o poco sotto. Sì, tra persone che non sanno se votare o che non sanno chi votare, magari pensano di andare a votare, ma non sono sicuri di come scegliere, di scegliere. E, è una cosa che chiunque di noi. Direttamente o conosce persone che alla domanda chi voterai non saprebbero rispondere oggi. Certo. E i sondaggi questa cosa non possono eliminarla, no? Certo. Tu hai parlato della possibilità, diciamo, di ricostruire o di simulare milioni di interazioni. Allora, io ovviamente invito tutte le persone che ci stanno seguendo a fare domande perché siamo qui, tu soprattutto sei qui, per rispondere a tutte le possibili curiosità. Io intanto voglio partire, se vuoi, con una domanda che mi è arrivata in video qualche giorno fa. Da uno spettatore, un'aspettatrice, diciamo, delle mie clip su TikTok, in particolare quando avevo condiviso uno dei vostri primi sondaggi a un paio di mesi dall'elezione. Allora, provo a farti sentire quello che dice. Lei si chiama Stella, provo a fartela sentire e vedere. Dall'altro video. Guardate quello che c'è scritto in piccolino sotto al sondaggio. È come quando ho firmato un contratto e poi le clausole ve lo scrivono in piccolo. Quel sondaggio è su un campione di 1200 persone che hanno risposto al sondaggio, 1200, e 4000 qual pazzo non hanno risposto. Ditemi l'attendibilità di un sondaggio dove sono state intervistate solo 1200 persone. Spero. Allora, il punto di Stella sembra chiaro, no? Sì, 1200 persone è un piccolo campione per un sondaggio.
Allora, 1200 persone sono poche, sicuramente in assoluto. Dopodiché la statistica ci dice che sono sufficienti per avere una buona idea di, diciamo, un comportamento, di un'opinione di un universo molto più grande, ad esempio i 50 milioni di italiani maggiorenni. Ovviamente non con una precisione assoluta, ma con quello che si chiama margine di errore campionario, che è, diciamo, l'intervallo intorno al quale probabilmente va a cadere il dato del sondaggio rispetto al dato, come dire, effettivo. Questo intervallo è su 1000 interviste più o meno del 3%. È chiaro che in politica il 3% un più e meno fa una bella differenza, quindi questa cosa qua, cioè, è delicata in politica, però per quanto controintuitivo, la statistica ci dice che se uno ha 50 milioni di palline e ne prende 1000 con un campionamento ben fatto, può avere una buona idea del colore delle palline. Si tratta però di avere un campione rappresentativo, ovvero un campione che rispecchi alcune caratteristiche della popolazione, non 1000 persone a caso e basta, ma 1000 persone che riflettono la complessità del paese, geografica, demografica, di genere, eccetera. Chiaro. E tra l'altro, l'altra cosa che Stella evidenziava era il fatto che la metodologia del sondaggio, di solito poi quando viene presentato il sondaggio scritta piccola piccola, quello non dipende, diciamo, dai sondaggisti, dipende più da noi che dai giornalisti, insomma dai giornali e da chi decide di fare quella rappresentazione. Tra l'altro è un obbligo di legge, no? Sì, per legge bisogna mettere una nota informativa che ha dentro il campione quando sono state fatte le interviste, la metodologia di intervista telefonica, web, eccetera. Confermo che, insomma, quando ci capita di fornire dati a media, noi forniamo tutto, dopodiché il media decide che spazio dare, no, alla metodologia rispetto ai risultati del sondaggio, che poi sono la cosa che interessa di più anche a chi guarda o a chi legge il giornale. Insomma. Certo. E, tra l'altro, proprio nel tuo libro Benedetti Sondaggi evidenzi una cosa che per chi, diciamo, non è introdotto nella materia, è abbastanza controintuitiva, cioè che all'aumentare del campione l'affidabilità del sondaggio non aumenta, diciamo, in parallelo. Tu hai un buon 3% di margine d'errore con 1000-1200 persone, se porti il campione a 5000? Se porto il campione a 5000 non è che è un quinto l'errore campionario. In un certo senso va ad appiattirsi molto più lentamente. Mm-hmm. Infatti nel libro faccio il paragone con la dieta, cioè all'inizio perdi facilmente i chili, certo, e poi dopo diventa sempre più difficile. Allo stesso modo, con 100 interviste il margine d'errore è altissimo, poi scende molto rapidamente, ma per dire, con 2000 interviste hai comunque un margine di errore superiore al 2%, quindi nonostante tu faccia il doppio delle interviste non hai un margine di errore che è della metà. Questo spiega, tra l'altro, magari è una curiosità, perché di solito le interviste sono più o meno 1000. Perché 1800, 1200, quella fascia lì, è un buon punto di equilibrio tra la fattibilità economica di un sondaggio, perché fare 10.000 interviste è molto costoso, e l'accuratezza che sta appunto nell'ordine di quel margine di errore più o meno del 3%. Che poi ricordiamo una cosa che non tutti, diciamo, alla quale non tutti pensano, che tu per sentire 1200 persone che siano un campione rappresentativo comunque ne devi contattare 10 volte tanto a volte, perché poi sì Alessio, tanto questa, su questo aveva anche ragione Stella nel dire guardate hanno risposto in 1000 su 4000, anche quella è una cosa che va messa nella nota informativa. Cioè, effettivamente è un rischio, è un limite dei sondaggi quello di non riuscire ad avere le risposte di tutti quelli che intervista, però è, come dire, è fisiologico che non tutti rispondano. Ci sono anche magari persone che non rientrano nel tuo campione e quindi in un certo senso le devi saltare, però sì, cioè mediamente per avere un'intervista devi fare almeno 4-5 tentativi. Chiaro. È arrivata una domanda da Grady Fletcher, che chiede, invito tutti quanti appunto a continuare a scrivere perché appunto Lorenzo è qui per rispondere a tutte le vostre curiosità. Ci sono paesi in cui i sondaggi sono più efficaci che in altri? Stati Uniti contro Europa, per esempio? Ma devo dire sì e no, nel senso che da un lato dipende dalle singole elezioni. Per esempio ci sono casi in cui negli Stati Uniti i sondaggi sono molto precisi,
e a distanza di 2 anni mostrano dei limiti. Penso ad esempio, penso alle midterm, no? Le elezioni di metà mandato del 2018, sondaggi negli Stati Uniti sono stati ottimi, poi nel 2020 c'è stato qualche problema, qualche errore, soprattutto in alcuni stati, quindi è difficile trarre un'indicazione generale valida sempre. In genere, devo dire, la Germania ha un ottimo risultato, sia nei sondaggi preelettorali, sia nell'affidabilità degli exit poll e delle proiezioni che fanno il giorno del voto. E i tedeschi sono precisi, forse anche nel rispondere. Nel rispondere. E poi magari, diciamo, là c'è una legge elettorale che non è semplicissima in realtà, se la vai a studiare, la legge elettorale tedesca, che però magari dal punto, poi viene usata da 60-70 anni, quindi magari comunque i modelli che possono trasformare il campione in una previsione sono più rodati. Sì, soprattutto al di là di qualche innovazione, penso all'estrema destra, no? Alternative für Deutschland, più o meno le famiglie politiche sono le stesse da molti anni e questa cosa aiuta. Cioè, un aspetto che esce poco, Alessio, quando si fa i sondaggi, è che un pezzo della difficoltà che abbiamo in Italia a fare sondaggi, a farli bene, si deve al fatto che l'Italia ha un sistema politico, come definirlo, quantomeno caotico, certo. In cui ogni mese cambiano i partiti, cambiano le alleanze, cambiano il nome, cambia la legge elettorale, salta il governo, ne arriva un altro. Questa cosa qui rende molto più difficile il nostro lavoro, quindi invidio un po' i tedeschi. Immagino. Senti, e restando appunto agli Stati Uniti di cui parlavamo, avendo qui un sondaggista, un esperto di sondaggi, viene naturale chiedere conto, tra virgolette, di due eventi che sono passati alla storia un po' come i due grandi flop, no? Dei sondaggi, che sono da un lato, tu ne parli nel tuo libro, il referendum sulla Brexit e dall'altro l'elezione nel 2016 di Trump contro Hillary Clinton, che effettivamente non solo all'opinione pubblica in generale, parlo ovviamente dell'opinione pubblica europea e italiana, ma anche a chi lavora nei media, che quindi in teoria doveva essere un po' più addentro alla situazione, sono sembrate due enormi sorprese. In particolare poi quella di Trump, che è rimasta un po' come, non so, in qualche modo come un trauma, una ferita, no? Sì, e tra l'altro, e qui hai introdotto prima una questione che ci aiuta a rispondere a questa domanda, cioè dobbiamo distinguere gli eventi traumatici e diciamo anche quelli che molti considerano traumatici in senso negativo, dagli eventi, diciamo, improbabili o impossibili. Cosa intendo dire? Che Brexit è stato un fatto traumatico, sì, è stato uno sconvolgimento un po' dell'ordine europeo, no? A cui eravamo abituati. Detto questo, non era un esito imprevedibile. Cioè, era un esito che molti osservatori e anche appassionati di politica, diciamo non professionisti del settore, consideravano molto non auspicabile e lo consideravano come qualcosa che vedevano lontano da sé, per capirci, lontano da Londra, no? Cioè da dove si forma poi il dibattito mediatico, il dibattito accademico, il dibattito pubblico in un certo senso. E quindi Brexit è stata considerata più improbabile di quanto non dicessero i sondaggi stessi. Se tu ti rivedi i sondaggi pre-Brexit, vedi che più o meno davano un testa a testa tra Leave e Remain. Per un qualche motivo ci sembrava così assurdo che potesse uscire il Regno Unito dall'Unione Europea che quel testa a testa lo abbiamo interpretato come un vabbè, ma tanto non succederà il Leave, no? E poi il Leave è successo. Forse un errore è stato, sai, questo riguarda anche Trump, di cui infatti parlo un po' nel libro come caso gemello. Un errore è stato anche, come dire, conformarsi un po' alla bolla, no? Di chi vive nei posti in cui vivono i giornalisti, gli analisti finanziari, gli studiosi, si informa negli stessi modi in cui si informano loro, ha lo stesso status socio-economico. Cioè, in altre parole, gli osservatori alle volte vivono un pezzo di realtà che non rappresenta l'intero paese, però poi quando si vota
vale uno il professore universitario di Londra o di New York, come vale uno giustamente il pescatore di Newcastle o l'agricoltore del Montana. Chiaro. C'è una cosa, un'altra cosa molto interessante che racconti anche nel libro, cioè più che una cosa che racconti, è un'osservazione che però sfugge ovviamente nella maggior parte dei casi, e cioè che ci sono stati sondaggi clamorosamente sbagliati, o comunque più sbagliati di quelli che non prevedevano la vittoria del Leave o la vittoria di Trump, perché magari in una elezione, diciamo così, binaria, no? In cui può vincere democratici o repubblicani, oppure il sì o il no, hanno azzeccato la parte vincente, ma con proporzioni completamente sballate, e però quelli sono stati considerati sondaggi che ci avevano preso, perché poi il risultato finale è quello che conta, mentre i sondaggi che riguardavano sia Trump che il testa a testa tra Leave e Remain erano molto accurati, ma chiaramente prevedevano una forchetta che poi negli ultimi giorni o nelle ultime ore addirittura del voto si possono spostare. Sì, è molto vero quello che dici. Noi abbiamo un po' l'abitudine, in quanto lettori di sondaggi, abbiamo l'abitudine a vedere chi vince e chi perde. Cioè, per noi l'informazione principale quando vediamo un sondaggio è quella, oppure l'ordine. Il punto è che i sondaggi non funzionano in questo modo, cioè i sondaggi danno una percentuale. Quindi in realtà un sondaggio può dare l'ordine giusto, ma con le percentuali del tutto sbagliate, e a quel punto non puoi considerarlo un sondaggio giusto, no? Certo. Oppure può dare il vincente giusto, ma con delle percentuali sballate. E c'è un caso che infatti non si ricorda, perché siamo abituati a pensare che se dai vincente uno e vince quello va bene tutto. 2012, cioè la rielezione di Obama, ha visto un errore dei sondaggi molto più alto rispetto all'errore che c'è stato con Trump. Il problema è che comunque ha vinto Obama, e quindi certo, quell'errore non l'abbiamo notato. Certo. Tra l'altro, a proposito della variabilità dell'umore della gente, ma anche di quello che può accadere fino quasi all'ultimo momento, poi magari ne riparliamo, avevo sentito tempo fa, e mi sembra ne parli anche tu, un dato che sembra clamoroso per chi magari si interessa di politica e quindi magari è abituato ad avere un'opinione formata, non dico per definizione, ma comunque già con anticipo, no? Che si legge tutti gli articoli e si guarda tutti i dibattiti per poi arrivare preparato alla cabina elettorale con la matita in mano il giorno delle elezioni, che c'è gente, ma una percentuale non trascurabile, forse tu sai dirmi quant'è secondo le vostre simulazioni, persone che decidono per chi votare la mattina delle elezioni, alcuni decidono per chi votare dentro la cabina elettorale. È così, nel senso che quando fai ad esempio un exit poll, quindi un sondaggio all'uscita dalle urne, oppure un instant poll, quindi un sondaggio telefonico o online fatto durante le votazioni, e chiedi: ma lei quando ha deciso come votare? Hai, diciamo, dal 7-8 al 12-15% a seconda delle elezioni che ti dice: ho deciso il giorno del voto, ho deciso oggi. E effettivamente non è poco, cioè anche se guardiamo al dato più basso che ti ho dato, 7-8, beh, 7-8% certo, sono milioni di persone, no? Sul panorama nazionale. Cioè queste elezioni politiche il 25 settembre potresti avere tranquillamente 3 milioni di persone che decidono come votare il giorno stesso. E capisci che questa è una bella variabile che rende i sondaggi molto difficili. Poi da, chiaramente da fare, da è difficilissimo che un solo schieramento li riesca a mobilitare tutti, certo, però teoricamente tu hai sempre la possibilità che ci sia una mossa finale di campagna elettorale che ti sposta una quantità di gente incredibile. Senti, parlando appunto, certo, della passiamo, diciamo, a questa parte dell'oceano, c'è Cecilia che ci fa una domanda e ci aiuta a entrare appunto nella situazione presente. Cecilia chiede: i leader del PD non li leggono i sondaggi? E se sì, come spiegare le coalizioni? Allora, magari per introdurre questa domanda serve una piccola premessa, nel senso, noi lo diamo per scontato, ma diciamo lo scenario in cui noi ci muoviamo adesso, per quanto riguarda le elezioni prossime del 25 settembre, è uno scenario in cui abbiamo una coalizione di centrodestra, Salvini, Meloni, Berlusconi, che è
diciamo, costruita e solida in quella alleanza già da un po' di tempo e che arriva alle elezioni compatta. Poi, invece, per quanto riguarda tutto il resto dei candidati che si contendono i seggi in Parlamento, si è venuta a creare una divisione per cui, diciamo, a sinistra del centrodestra ci sono almeno tre blocchi che viaggiano separati, che sono il PD con i suoi alleati di sinistra e Di Maio, il cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda e il Movimento 5 Stelle o quel che resta del Movimento 5 Stelle guidato da Conte. Questa è una situazione che, almeno ai blocchi di partenza, rende la gara apparentemente molto ardua. È indubbiamente così, nel senso che come dire, le elezioni vanno sempre giocate con le regole del gioco di quelle elezioni. Il centrodestra, in un certo senso, sta giocando queste elezioni con le regole del gioco che sono in vigore in queste elezioni, ovvero sanno che c'è un sistema, poi magari ne parliamo, insomma, un sistema elettorale che ha un pezzo di seggi assegnati con collegi a chi vince anche solo di un voto, ok? Sanno che quindi essere compatti, avere una coalizione compatta, ti fa vincere molti di questi collegi, perché è più facile arrivare davanti di un voto collegio per collegio se sei una coalizione più ampia e più compatta, e quindi giocano quella partita lì. Nel, chiamiamolo, centro-sinistra, invece questa riflessione evidentemente non è stata fatta in questi termini, oppure hanno prevalso altre logiche. Per esempio, per il PD probabilmente fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle è stato considerato impossibile per il fatto che il 5 Stelle ha di fatto agevolato la caduta di Draghi. Il tentativo di fare un'alleanza con Calenda e forse anche un po' con Renzi, ma soprattutto con Calenda, c'è stato. Calenda e Azione erano insieme a Più Europa in una federazione da molti mesi, poi sappiamo che una mattina no, c'è stato un cambio di idea da parte di Calenda che ha spaccato la federazione con Più Europa ed è uscito dall'accordo che aveva firmato pochi giorni prima col PD. Sicuramente diciamo che l'attuale composizione dei blocchi rende la partita estremamente in salita per chi non è, diciamo, Giorgia Meloni, per essere chiari, perché non puoi giocare a calcio con le regole del basket, no? Certo. A calcio si è in 11 e se giochi in 5 non è proprio un bel giocare. Certo. Tra l'altro, la legge elettorale con la quale andiamo a votare, che appunto ne hai accennato sommariamente, è un mix, no? Abbastanza, credo, unico nel panorama delle leggi elettorali occidentali. È una legge elettorale che prevede 2/3 di parlamentari assegnati col metodo proporzionale, quindi grosso modo tanti voti prendi in percentuale, tanta percentuale di parlamentari avrai, e poi invece c'è 1/3 dei parlamentari, che sarà probabilmente la quota che determinerà l'affermazione in questo momento probabile del centrodestra alle elezioni, che vengono assegnati nei cosiddetti collegi uninominali. Nei collegi uninominali ci presentiamo io, te e un'altra persona, tra di noi chi prende un voto più degli altri si prende il collegio. Non c'è niente di proporzionale, nel senso che chi vince anche di un solo voto prende tutto. L'impressione, anche storicamente, è che il centrodestra sappia farci con le leggi elettorali, sia a farle che a sfruttarle, meglio del centrosinistra, perché io me ne ricordo almeno un paio di casi precedenti. L'idea di Berlusconi nel 94 di fare le due alleanze al nord con la Lega e al sud con Alleanza Nazionale col vecchio Mattarellum, la legge elettorale che prendeva il nome dall'attuale Presidente della Repubblica, che era in gran parte maggioritaria e che quindi gli permetteva di essere forte in tutti i collegi su tutta il territorio nazionale, e anche in quel caso tutti quelli a sinistra di Berlusconi andarono divisi perché c'erano i progressisti e un polo di centro, diciamo, ex democristiano, e il cosiddetto famigerato Porcellum per definizione del suo stesso creatore Roberto Calderoli, che se non altro è riuscito e c'è riuscito non solo nel 2006 quando venne creato, ma anche nelle due elezioni successive, di fatto
a creare una situazione bloccata in cui alla fine le elezioni non le vince nessuno. Sì, c'è da dire che come dire, il Porcellum cosiddetto in realtà ha dato una maggioranza quando c'erano i voti. Nel 2008 Berlusconi vince abbastanza ampiamente quelle elezioni politiche contro Veltroni di 9 punti di distacco e il Porcellum cosiddetto gli dà comunque una maggioranza abbastanza ampia. Quello che è stato problematico per il PD nel 2013 e per l'Unione Centrosinistra nel 2006 è stato che, come dire, sono arrivati con un vantaggio molto risicato alle elezioni e al Senato quel vantaggio molto risicato di fatto non è bastato. Nel 2006 il centrosinistra aveva 2 seggi di vantaggio al Senato grazie agli eletti all'estero. Nel 2013 non aveva proprio la maggioranza al Senato perché nel frattempo c'era il Movimento 5 Stelle, c'era la coalizione di Monti, quindi diciamo era un sistema quadripolare. Però sì, diciamo che se guardiamo a queste elezioni, se guardiamo al passato, vediamo che mediamente il centrodestra è un po' più attento a giocare con le regole, giuste, ecco, questo sport delle elezioni. Tra l'altro, in questo caso, una situazione abbastanza paradossale, perché comunque questa è una legge elettorale che è stata votata effettivamente da un ampio ventaglio di forze parlamentari, ma che comunque è stata creata dall'allora segretario del PD Matteo Renzi. Quindi, una legge elettorale che in teoria sarebbe stata fatta, non diciamo a immagine e somiglianza, ma comunque non contro una coalizione o un campo di centrosinistra. No, infatti, anzi, all'epoca, quando fu approvata a fine 2017, era vista come, diciamo, il meccanismo che avrebbe aiutato ad avere un governo PD Forza Italia nel 2018, siamo espliciti, ed era vista come una riforma che avrebbe arginato il Movimento 5 Stelle. Poi si è andati a votare 6 mesi dopo, il Movimento 5 Stelle ha preso 11 milioni di voti, ha vinto tutti i collegi del Sud tranne due, e quindi ha scompaginato un po' i piani, ecco, ha scombinato i piani. Quindi è vero quello che dici, e tra l'altro segnalo che spesso quando si fanno riforme elettorali con riflessioni di corto respiro, poi ci si, come dire, si ritorce contro. Sì, diciamo, non spetta a noi in questo caso la valutazione, ma è una dinamica abbastanza antipatica, no? Questa di pensare che la legge elettorale vada fatta così, a beneficio di chi può modificarla in quel momento. E tra l'altro è una dinamica che sembra non avere fine perché abbiamo cambiato 4-5 leggi elettorali negli ultimi 20 anni, tra quelle che poi sono state usate, quelle che sono state bocciate dalla Corte Costituzionale, insomma. Ne abbiamo viste di tutti i tipi. È arrivata una domanda che per te che sei specialista sarà autoevidente, ma dobbiamo un attimo spiegarla, ed è questa. Si sa chi fa i sondaggi clandestini con cavalli e cardinali. Allora, spieghiamo a cosa ci riferiamo. Noi tra pochi giorni entriamo nel silenzio dei sondaggi, giusto? Sì, diciamo venerdì 9 a mezzanotte scatta questo buio sui sondaggi. Quindi in teoria non si possono più divulgare in chiaro sondaggi elettorali. A quel punto, come è ovvio, quando crei una situazione di questo tipo scatta il contrabbando e quindi al proibizionismo si reagisce con sondaggi incontrollabili che vengono mascherati da simulazioni di corse di cavalli. Sì, Ovviamente questa possiamo cosa. dire che questi sondaggi clandestini non li fa YouTrend, su questo siamo sicuri. No, quello che tra l'altro dobbiamo dire è che il problema di questo meccanismo è proprio che rende incontrollabile la diffusione, cioè anziché avere un meccanismo trasparente in cui bene o male sai che questa cosa è commissionata da, non lo so, da Repubblica o da Sky ed è fatta dall'istituto X o dall'istituto Y, hai questi numeri che non sai Incontrollabili. pienamente ricondurre, incontrollabili, che non sai se sono veri, se sono inventati. Poi tra l'altro diciamo, questo fenomeno si è avuto con una certa rilevanza nel 2013, la prima volta, mi ricordo molto bene. Erano anche le prime elezioni in cui il digitale era, diciamo, molto Certo. diffuso e iniziava a essere un fattore, quindi sui siti giravano queste cose. Poi l'arrivo delle chat di WhatsApp, per esempio, ha amplificato enormemente la circolazione di sondaggi farlocchi o di exit poll falsi il giorno del voto,
perché basta inoltrare, no, e arriva a un sacco di persone. Personalmente, se vuoi ti dico la mia, penso che al di là della goliardia, che è divertente, ed è anche, c'è anche dell'arte, no, nel mascherare questi dati, insomma, sia una legge fuori dal tempo, nel senso che da un lato crea comunque un doppio binario tra gli addetti ai lavori che hanno accesso ai sondaggi e i cittadini che non ce l'hanno. Comunque i sondaggi si possono fare, ovviamente, non si possono diffondere. E poi è pensata per un mondo analogico, un mondo in cui non c'era internet. Infatti la legge è del 2000. E a questo proposito, l'altra cosa che è già entrata in vigore invece e che probabilmente è figlia dello stesso vizio, è la legge sulla par condicio, nella quale già in questo momento ci troviamo, legge che peraltro, da quello che capisco, impedirà, al momento non ci sono stati accordi differenti, il previsto confronto televisivo tra Meloni e Letta, anche quella senza tenere in nessun conto il fatto che ci sono social come questo su cui ci troviamo, in cui la campagna elettorale continua come vuole e senza che effettivamente nessuno possa controllare. Assolutamente, tra l'altro ne è prova il fatto che per esempio ci sarà un confronto organizzato da una importante testata che si chiama Corriere della Sera, esatto. Citiamola, con Meloni Letta, e cosa fai? Mica puoi impedire che facciano un confronto, ovviamente. Quel confronto verrà diffuso sui canali di quel giornale. Tra l'altro girano voci, e quindi ti do anche una piccola notizia, ma probabilmente ce l'hai già, girano voci che potrebbe esserci un confronto, diciamo, non organizzato dalla RAI, ma che ha i due principali leader di questa campagna a confronto. E lì, quindi, come dire, si va di nuovo nel campo degli escamotage. Certo. No? Tra l'altro, la cosa interessante è che l'autorità per le comunicazioni non ha detto non si può fare un dibattito tra i due, ha detto non si può fare un dibattito tra loro due se è l'unico, quindi in teoria si potrebbe spalmare in più serate. La verità è che, di nuovo, sono regole pensate per un altro mondo, e io cito spesso il silenzio elettorale, cioè in teoria il sabato del voto è silenzio elettorale, quindi non puoi fare propaganda. La verità è che sui social nessuno rispetta questa regola. Perché è una regola pensata per quando i social non c'erano. Tra l'altro, anche in questo Berlusconi è stato precursore, perché anche prima che esistessero i social, lui comunque il sabato o la domenica addirittura del voto, comunque la sua l'ha sempre detta. Sì, le dichiarazioni al seggio, no? Sì, quello l'ha sempre fatto. Senti, ma a proposito appunto di par condicio e di social, qualche giorno fa abbiamo visto tutti la story di Chiara Ferragni, che in qualche modo, anche in maniera abbastanza diretta per chi ha saputo cogliere il messaggio, si è schierata contro Giorgia Meloni, in particolare per le politiche di Fratelli d'Italia sull'aborto nelle regioni governate da Fratelli d'Italia. Ci stanno arrivando anche domande su questo. Dal tuo punto di vista, è un tipo di intervento quello di Chiara Ferragni e in generale quello degli influencer che è in grado in questa fase di indirizzare gli indecisi o addirittura di spostare voti da una parte all'altra? Guarda, la mia lettura è che questi interventi possono dettare l'agenda, come si dice nel nostro settore, cioè possono determinare gli argomenti dei quali si parla per un'ora, un giorno, una settimana, a seconda dei casi, molto più difficile che però spostino attivamente dei voti, tant'è che, insomma, lo vedremo poi il 25 settembre, in un certo senso, dai risultati, no? Cioè vedremo se questo intervento o altri interventi poi sono stati così determinanti, perché è vero che non avremo mai il controfattuale, cioè non avremo mai il risultato senza l'intervento di Chiara Ferragni. Detto questo, non so, la mia percezione è che l'impatto ci sia quando si tratta di sensibilizzare su una questione. Vedi anche di DL Zan, per fare un esempio, referendum eutanasia legale, referendum cannabis, su cui si sono mobilitati molti artisti, molti influencer. Quindi su quello sì, sull'orientare il voto più no che sì, dal mio punto di vista. Ma secondo te è una questione che riguarda in generale il tipo di mezzo, la piattaforma o il tipo di elettorato? Voglio dire, c'entra il fatto
che comunque la popolazione italiana e di conseguenza l'elettorato siano fatti in gran parte di persone con più di 50 anni, per dire, e che quindi i ragazzi siano sottorappresentati nell'elettorato? Beh, quello conta, per capirci, se guardiamo gli elettori sotto i 25 anni, sono, mi pare, circa 4 milioni, su un totale degli aventi diritto che è di 47 milioni, cioè gli elettori giovanissimi o giovani sono l'8-9% del totale degli elettori. Tra l'altro, se si astengono più delle altre fasce d'età, pesano ancora meno. Quindi questo, devo dire, spiega non solo l'impatto che hanno i social, che poi va anche al di là di questo, ovviamente, perché la storia di Chiara Ferragni ha generato giorni di copertura Certo. televisiva e dei siti, no? Però non ha solo a che fare con come ci si informa, ma a che fare anche con le politiche che vengono proposte. Vi siete mai chiesti perché tipicamente in Italia in tutte le campagne elettorali si parla di pensioni? Perché una parte rilevante dell'elettorato o è in pensione o è prossimo ad andarci, e quindi è una fetta in un certo senso di possibili votanti molto ampia, molto più ampia degli under 30 che in Italia sono, ahimè, pochi. E mi hai in parte risposto con quello che hai detto, nel senso che l'altro giorno l'hai visto sicuramente perché è una cosa che ha pubblicato il tuo sodale Giovanni Diamanti, ha fatto un lungo e interessante thread sui dibattiti televisivi, no? E c'è questa reminiscenza mitologica per dei pervertiti come noi che sono 20 anni che vanno dietro a queste cose, che probabilmente molti di quelli che ci seguono non sanno neanche di che parliamo, ma quando ci fu l'ultimo confronto elettorale tra Prodi e Berlusconi per le elezioni del 2006, se non sbaglio, che fu ospitato in prima serata su Rai 1, quindi con un'altissima visibilità, ci fu questo colpo di teatro di Berlusconi che proprio all'ultimissima domanda, all'appello finale, annunciò che nel caso avesse vinto le elezioni la Casa delle Libertà, avrebbero abolito la tassa sulla casa, quella che una volta si chiamava l'ICI. E questa cosa effettivamente viene ricordata come il colpo di reni che ha fatto svoltare un'elezione che sembrava decisa a favore di Prodi e del centro-sinistra. È effettivamente così o è un mito che si è costruito nel tempo? Guarda, sono convinto, qua andiamo un po' nell'archeologia politica, anche se sono solo 16 anni fa, però tra l'altro su YouTube si trovano le versioni complete dei Sì. dibattiti del 2006, quindi qualche appassionato se le può andare a vedere. Fu, io credo, me lo ricordo molto bene, tra l'altro, anche perché fu un evento, Come quel doppio dibattito. Ricordo il primo dibattito fece 17 milioni di telespettatori, che è una roba da partita no? della Da nazionale. nazionale. Insomma, io credo che quell'annuncio fatto proprio negli ultimissimi secondi abbia rafforzato una tendenza che però c'era già, cioè già nelle ultime settimane il centro-sinistra era un po', diciamo, sgonfio, iniziava a girare, a diffondersi la cosa che avrebbe aumentato le tasse sulla casa, che avrebbe rimesso le tasse sulle donazioni. Centrodestra fu molto abile nel far passare questi messaggi. Alla fine il centrosinistra bofonchiava un po', e quindi, insomma, in questa debolezza poi l'annuncio shock di Berlusconi così, ha aiutato a indirizzare gli ultimi voti. E poi quelle furono elezioni clamorose, perché si arrivò a 25.000 Sì, voti di sì. distacco su 38 milioni di voti, quindi fu veramente una elezione abbastanza assurda. Però questo per dire, Alessio, come poi, insomma, anche in 2 settimane le elezioni possono spostarsi parecchio. Questo, diciamo, è un messaggio importante perché tra i nostri spettatori c'è già chi dice se le elezioni sono decise, inutile andare a votare. Insomma, credo che sia tra l'altro una dinamica che conoscete come analisti e studiosi sia della comunicazione politica che dei flussi dell'opinione pubblica, no? C'è effettivamente il rischio che la coalizione data per perdente perda ancora peggio o non riesca magari a fare una rimonta perché nell'elettorato si diffonde questo tipo di percezione.
Certamente sì, infatti è uno dei motivi per cui come dire, il centro-sinistra rischia grosso nel non avere una coalizione che appaia competitiva, no? Quindi al di là del discorso più tecnico sul fatto che non si vincono i Certo. collegi, insomma, se tu appari come una coalizione molto ridimensionata e molto più debole della principale, dello schieramento principale. Che corre contro di te, il rischio è di accentuare, no? Accelerare una caduta. C'è anche da dire che è un rischio anche per chi è in vantaggio. Cioè, questa cosa che dicono nei commenti, ah, ma si è già deciso, allora non voto, attenzione perché può colpire anche gli elettori di centrodestra. Cioè, io elettori di centrodestra vedo, vabbè, ma tanto vinciamo lo stesso, e settembre, insomma, magari fa anche bello. Faccio un weekend La fuori. domenica me la faccio fuori, esatto. Certo. Tra l'altro, su questa capacità, diciamo, di mobilitare, anche su questo, sempre nel 2006, Berlusconi fu formidabile. Viene contestato in questi giorni molto, in generale, a tutti i partiti che non fanno parte della coalizione di centrodestra, ma in particolare al PD, il fatto appunto che sembra che vadano un po' a traino, no? Dei temi imposti dalla coalizione data per vincente, che è anche un po' strano, nel senso che dovrebbe accadere normalmente il contrario, no? Che chi è abbastanza sicuro di vincere sta un po' di lato cercando di fare meno danni possibili perché ha il vento a favore e gli altri invece dovrebbero un po' agitarsi e cercare di imporre dei temi. E questo effettivamente non sta avvenendo. Che ne pensi della campagna del PD che effettivamente, se non altro, ha avuto l'effetto di creare un sacco di meme e quindi alla fine di mettere in qualche modo al centro, almeno dal punto di vista della comunicazione, il messaggio del PD? Quella l'avranno vista i nostri spettatori, ma insomma ricordiamola, quella dei manifesti nero-rosso in cui si mettono due alternative con Putin o con l'Occidente oppure aborto o diritti e ovviamente la parte nera è quella dei diritti negati o della conservazione e la parte rossa è quella in cui c'è la faccia di Letta che si schiera per i diritti e per il progresso che poi è diventata immediatamente no, guanciale o pancetta che è stata condivisa anche da Letta. Che ne pensi? Ma penso che come schema di campagna fosse abbastanza inevitabile, cioè il PD non ha molte alternative dal mio punto di vista a polarizzare, cioè cercare di trasmettere l'idea che queste non sono elezioni in cui scegli tra 4-5 poli, ma sono elezioni in cui o c'è la destra o c'è il PD, il centro-sinistra. Questo credo sia il ragionamento proprio tattico di base che il PD ha avuto ed è un ragionamento che ha un senso, cioè faccio proprio una valutazione tecnica. Dopodiché, se vogliamo, un punto di debolezza di questo tipo di comunicazione dove sta? Sta nel fatto che tu comunque hai fatto parte del governo per buona parte degli ultimi anni, no? Tu PD, e ti poni in alternativa a uno schieramento che anch'esso è stato al governo, ma la cui principale rappresentante Giorgia Meloni invece è stata sempre all'opposizione. Quindi il carico di novità, di discontinuità che ha Giorgia Meloni, secondo me non lo, come dire, non lo vai a spegnere con una campagna in cui dici loro sono il passato, sono il male, sono la parte retrograda, sono qualcosa che non ci piace e invece noi siamo la parte buona, ecco, del paese. Questo è un po' il limite, però l'idea di polarizzare, secondo me, è corretta. Certo, ringrazio Palsival che sta mandando rose durante la diretta e che ci sostiene un sacco e consiglia di condividerla e lo consigliamo anche noi di condividere la diretta così la vedono più persone possibile. Grazie. Un'altra domanda, tra l'altro questa secondo me ti farà suonare un campanello perché ci chiedono perché alcuni istituti di sondaggi sono considerati vicini a uno schieramento. Allora, questa è una cosa, è diciamo un tipo di, tra virgolette, accusa che secondo me subiscono tutti gli istituti di sondaggi a un certo punto, anche più volte nel corso della campagna elettorale e da schieramenti differenti.
Beh, io faccio spesso il paragone dell'arbitro nel calcio, no? L'arbitro alla fine è il destinatario delle lamentele un po' di tutti, di entrambe le squadre, generalmente, e tutti hanno un po' l'idea che l'arbitro ce l'abbia con loro, ossia dell'altra squadra. Io poi sono juventino, quindi insomma Beh, conosco allora, esperto della materia. questa lunga fake news, no? Sui favori arbitrali della Juve. Battute a parte, in un certo senso chi è un osservatore indipendente che fotografa, no, le intenzioni di voto, e quindi non dico che dia un giudizio di valore, ma incide, no, su come viene percepito un partito, se lo dà in alto o se lo dà meno in alto, ecco, chi fa questo lavoro è soggetto così, ai malumori, alle antipatie cicliche poi, no? Perché magari in un'occasione il politico ti contesta perché dici che vanno forti i rossi, nell'occasione dopo ti contestano perché dicono che tu dici che vanno forti i blu. Insomma, credo sia abbastanza normale, un po' a che fare, se vogliamo, anche con una certa immaturità, nel senso che, non so, cioè sono cose abbastanza infantili, se vogliamo, nessun voto viene spostato perché tu dici questo sondaggio è di fatto da qualcuno a cui sta simpatico un partito. Tra l'altro, la vera risposta a questi attacchi è che non solo mediamente gli istituti non hanno nessuna convenienza a tirare di qua o di là, ma soprattutto che poi gli istituti in gran parte lavorano con più partiti, con istituzioni, con aziende, e quindi francamente dare il 4 anziché il 5 a un certo partito, poniamo, non è proprio la principale preoccupazione, no? E quindi un po' più alto, un po' più basso. Eccoci, scusa, sì, ti avevamo perso per un secondo, ma adesso ci sei. Che volevo dirti? Abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di televisione, ma la cara vecchia, per così dire, campagna elettorale, quella in cui c'erano i comizi, non dico i manifesti, che vabbè. Ma insomma, il porta a porta, mettersi qualche giorno fa un candidato del centro-sinistra, tra l'altro molto attivo sui social, che è Filippo Sensi, quando era stato candidato in un collegio, poi all'ultimo momento credo sia stato spostato, aveva pubblicato la foto delle sue scarpe e della penna per far vedere che sarebbe andato a conquistarsi il collegio porta a porta, no? È un tipo di comunicazione che quasi sembra non farsi più perché non è efficace, o invece potrebbe spostare in elezioni nazionali con questo tipo di legge elettorale? Guarda, la mia valutazione è che tutto possa spostare e che, come dire, il problema qui non sia tanto nel fatto che il metodo funzioni o no, perché, per esempio, nelle elezioni locali il contatto diretto conta moltissimo, per fare un esempio. Chiaramente nelle elezioni nazionali è più complicato, però il contatto diretto è comunque una modalità che ha una sua efficacia. Ci sono anche studi che hanno misurato l'impatto dei diversi tipi di comunicazione, e generalmente quello che ti dicono è avere qualcuno di cui ti fidi, che ti dice, che ti parla di un candidato o di un partito, è la cosa che sposta di più. Il punto qua è organizzativo, cioè i partiti non hanno più le strutture per fare, diciamo, seriamente un lavoro di questo tipo. Qui, diciamo, non andiamo nella nostalgia, ma se parlate con chi faceva politica ancora negli anni Ottanta, quindi non all'apice così, sistema dei partiti, ma anche un po' nella fase declinante, vi diranno che negli anni Ottanta ancora ciascuno sapeva quanti voti avrebbe preso, in quale quartiere, perché c'erano de delle antenne sul territorio, no? I partiti erano radicati, questa appartenenza oggi non ce l'hai più, quindi da un lato è un problema proprio strutturale dei partiti, dall'altro queste sono elezioni che sono capitate davvero tra capo e collo, con pochissimo tempo per organizzare, i partiti non se l'aspettavano e quindi c'è una campagna molto limitata anche come strumenti, secondo me in parte per questo. Magari vedremo diciamo, negli ultimi 15-20 giorni, quindi tra poco, vedremo qualcosa di più fisico nelle città, però il tempo è poco, le risorse sono poche, i risultati sono questi.
Certo, ti dico che uno dei nostri spettatori ti ha definito, e credo lo prenderai come un grande complimento, il Nate Silver italiano, che per chi non lo sapesse è un guru che viene accreditato di aver azzeccato risultati imprevedibili per tutti gli altri, Sì, quindi... grazie, come dire, siamo un po' in campionati diversi, però diciamo che alcune cose che facciamo come U-Trend sicuramente si ispirano, e l'abbiamo detto più volte, al lavoro di 538, che tra l'altro è un sito che consiglio molto, se vi interessano queste cose sul mondo americano, 538 è un posto da visitare assolutamente. Ecco, diciamo, ricordiamolo perché questo dei sondaggi può essere visto da alcuni come un lavoro da rabdomanti, da altri magari come un equivalente del calciomercato, no? Insomma, nel quale ognuno può dire la sua. Invece dietro c'è un sacco di scienza e un sacco di letteratura. Poi è chiaro che le previsioni possono prenderci più o meno, ma non è un lavoro lasciato al caso. A questo proposito vorrei chiederti, anche perché siamo quasi in conclusione, una volta che i sondaggi veramente non ci hanno preso, cioè qualcosa che tu ti ricordi che non sia Trump, una cosa in cui qualcuno lo diceva ma la percezione era diversa, ma clamorose sviste anche recenti? Ma guarda, ci sono state, ad esempio, nelle elezioni politiche, ci sono state sicuramente delle sottovalutazioni di alcune tendenze. Ti faccio un esempio. Nel 2018, cioè le ultime elezioni politiche, più o meno il quadro era stato colto, però l'errore è stato nella proporzione, ad esempio, del risultato del Movimento 5 Stelle, soprattutto al Sud. Cioè, lì c'è stata evidentemente una sottostima, che poi puoi motivare in molti modi. Io sono convinto che il 5 Stelle nel 2018 abbia beneficiato di un'onda negli ultimi giorni, soprattutto al sud, che quindi era più difficile da cogliere. Per esempio, quello è stato sicuramente un errore, ripeto, nelle proporzioni. Ma se vuoi, anche quando c'è stato l'exploit di Renzi nel 2014 alle europee, il famoso 48, nessun sondaggio si era avvicinato a quella cifra. Segno che anche lì probabilmente c'è stato un po' un effetto diga che si rompe negli ultimi giorni, però sicuramente lì l'errore c'è stato. In altri casi invece il problema, come dire, è che noi vediamo magari un vantaggio, no, di un candidato su un altro, e quel vantaggio lì in realtà è un vantaggio limitato. E come dicevamo prima, noi ci sembra che i sondaggi diano per sicuro vincitore il candidato del PD, poniamo, invece il sondaggio ci diceva che ha 2 punti di vantaggio. Ecco, lì il problema è nostro, di lettori. Ci sono casi in cui però, come quelli che ti ho citato, in cui effettivamente i sondaggi Ti abbiamo perso. Abbiamo perso eccolo. l'ultimo pezzetto. Sugli errori mi hai Sì, perso, no? È per sì. dire che ci sono i casi che ti ho citato, Sì. sono comunque casi in cui i sondaggi si sono persi qualche Ok. fenomeno o l'hanno sottovalutato, E diciamo, sicuramente. nel caso che hai citato delle europee, poi alla fine il risultato cambiava poco, nel senso che è stata una enorme vittoria, storica vittoria, ma sostanzialmente il PD era dato per vincente. Nelle elezioni del 2018, effettivamente, l'affermazione del Movimento 5 Stelle ha avuto un effetto concreto, forse imprevedibile alla vigilia delle elezioni, perché effettivamente il Parlamento, che è quello ancora attivo, ancora per poche settimane, è stato un Parlamento incapace di esprimere un governo. Allora a questo punto ti chiedo proprio come volata finale di questa diretta, ringraziando tutti quelli che ci stanno seguendo e invitandoli se vogliono a fare le ultime domande perché stiamo per concludere. Allora, abbiamo visto un quadro per cui, vista la situazione fotografata in questo momento dai sondaggi, vista la legge elettorale con la quale andremo a votare, effettivamente senza voler fare previsioni con un mese d'anticipo, ma insomma la situazione in questo momento sembrerebbe abbastanza definita a favore del centrodestra. Nel 2018 quello che è avvenuto è che a causa del risultato imprevedibile di un partito,
alla fine lo schieramento di centrodestra che andava a quelle elezioni esattamente nella stessa formazione attuale, Meloni, Salvini, Berlusconi, si è di fatto sfasciato il giorno dopo le elezioni, almeno dal punto di vista della coalizione parlamentare, e come ricorderete, il Movimento 5 Stelle, primo partito di gran lunga di quelle elezioni, ha accettato di fare un governo con la Lega. Allora, può secondo te ancora succedere qualcosa? E credo che questa sia, per esempio, la speranza di Calenda, il fatto che ci sia un Parlamento incapace di, o comunque in cui i tre poli siano abbastanza equilibrati, per cui poi gli schieramenti si riconfigurano il giorno dopo le elezioni. Secondo te, a un mese dalle elezioni c'è ancora la possibilità che avvenga qualcosa del genere, per quello che vedete adesso? Guarda, le possibilità ci sono sempre, il punto è quanto sono probabili, cioè oggi è molto improbabile che non ci sia una maggioranza nel prossimo Parlamento, perché se uno guarda tutti i sondaggi, fa la media di tutti i sondaggi, vede che c'è un distacco molto importante a favore del centrodestra, noi abbiamo dei modelli che ci permettono di stimare il numero di seggi e di collegi in base ai sondaggi e i modelli mostrano molto chiaramente che il centrodestra ha numeri molto importanti con gli attuali percentuali, numeri di seggi intendo. Quindi a oggi ti dovessi dire, ti direi che è molto improbabile che ci sia una palude dopo il voto. Aggiungo, il risultato del terzo polo non è così rilevante in questo momento, perché se anche il terzo polo andasse molto bene, molto meglio di quanto appare oggi, non so, se facesse il 10%, comunque non cambierebbe radicalmente il fatto che il centrodestra, finché ha quel vantaggio sul PD e sugli alleati del PD, vince l'80% dei collegi nominali, per capirci. E Certo. se vince l'80% dei collegi nominali, la maggioranza ce l'ha, anche una maggioranza piuttosto ampia, almeno 120-125 senatori su 200 e almeno 230 deputati su 400, quindi non proprio maggioranze mini. Tutto questo per dire, dal mio punto di vista è probabile che se questi sono i numeri, il centrodestra stia insieme, stia unito almeno in una prima fase. Non vado più avanti, nel senso che questa legislatura che va a concludersi ci ha insegnato che prevedere come si muovono i partiti una volta che come dire, si crea un governo è difficile. E Quindi infatti, guarda, su non so più questo avanti. è arrivata con grande tempismo la domanda di Etta Mister What, non credo di aver pronunciato correttamente nulla di quello che ho letto, ma la domanda è: quanto durerà, si proietta in avanti evidentemente, quanto durerà il governo Meloni nella peggiore delle ipotesi? Peggiore perché immagino che lo spettatore consideri il governo Meloni una eventualità non auspicabile. Appunto, quello che dicevi, nel senso i governi si formano, ma poi devono governare. Che possiamo dire allo spettatore? Beh, intanto che non ci sono state neanche ancora le elezioni e già ci preoccupiamo di quanto durerà il governo che forse potrebbe nascere a seguito di quelle elezioni. No, battuta a parte, è un po' quello che dicevo prima, cioè dal mio punto di vista se il centrodestra ha la maggioranza, il tentativo di fare un governo di centrodestra al 90% guidato da Giorgia Meloni ci sarà e non vedo motivi per cui il centrodestra dovrebbe sfaldarsi subito. Altro è, che ne so, dopo un po' di tempo, dopo un anno, c'è anche una situazione economica che Certo. noi non, no, non possiamo del tutto prevedere, ma che non sembra bellissima, a proposito di previsioni difficili, e quindi quello può incidere sui governi, sulla vita dei governi. Ricordiamoci il 2011, no? Quando Berlusconi cadde in buona parte per il contesto economico e finanziario internazionale. Quindi più avanti non mi spingo. Diciamo che mi stupirebbe molto, e poi magari sarò smentito, mi stupirebbe molto se il centrodestra con i numeri per fare un governo si spaccasse perché, che ne so, Forza Italia dice: ma no, non andiamo col centrodestra, facciamo un governo col PD e col terzo polo. Francamente a me lascerebbe perplesso, ecco, Sì, come scenario. diciamo, ricordiamo giusto una rinfrescata diciamo, diritto costituzionale. Non esiste in Italia né l'elezione diretta del Premier né niente di questo genere. Quindi, quello che succede il giorno dopo le elezioni è che il Presidente della Repubblica convoca tutti i capi dei partiti e chiede loro quale Presidente del Consiglio sarebbero disposti a sostenere.
C'è chi immagina addirittura che una parte del centrodestra, una volta davanti a Mattarella, possa non fare il nome, in questo caso, di Giorgia Meloni, ma effettivamente sembrerebbe una forzatura. Niente a che vedere, già c'è gente che sento, esponenti politici ovviamente, che parlano eventualmente di golpe in un caso di questo genere. Ovviamente non si tratterebbe di un golpe, ma si tratterebbe di una possibilità che proprio politicamente in questo momento sembra abbastanza così, un'utopia e un wishful thinking di chi non vorrebbe un governo di destra. Sì, penso anch'io, poi tutto può capitare, ripeto, nel 2018 mai avremmo pensato di avere due governi Conte di segno opposto, poi un governo Draghi con dentro sia gli uni sia gli altri, quindi diciamo che sbilanciarsi su previsioni di questo Sì, tipo diciamo, è veniamo da un complesso. paio d'anni che dal Esatto. punto di vista della prevedibilità hanno sfidato qualunque tipo. Esatto. Allora, veramente l'ultima domanda in tema con quello che stavamo dicendo, ci chiede Carlo: qualcuno ritiene impossibile che si raggiunga la maggioranza dei due terzi nelle due Camere? Può succedere? Spieghiamo che la maggioranza dei due terzi, in questo caso sempre a favore della coalizione data per vincente, quella di centrodestra, è la soglia che permetterebbe a questa coalizione di modificare la Costituzione senza neanche la necessità di passare dal referendum confermativo, quello su cui, per esempio, si infranse la riforma di Renzi, che pure aveva una solida maggioranza parlamentare qualche anno fa. E nelle vostre simulazioni, la possibilità di una maggioranza così forte, addirittura di centrodestra, in questo momento come appare? Allora, la risposta a Carlo è non è impossibile, non è impossibile e guardando i numeri attuali, con i numeri attuali non siamo lontanissimi da quello scenario. Cioè con i numeri attuali tu hai un centrodestra che si avvicina ai 260 seggi alla Camera, per esempio. Considerate che la soglia dei due terzi è 267, quindi molto vicino. Nei prossimi giorni faremo uscire delle cose su YouTrend sulle probabilità di questa maxi maggioranza del centrodestra. La cosa che posso dire è che ritenerla impossibile significa non fare attenzione ai dati che abbiamo a disposizione, che tutti in realtà hanno a disposizione, perché già oggi, do questo dato, già oggi con i sondaggi attuali, quindi senza stravolgimenti, il centrodestra appare davanti in più dell'85% dei collegi uninominali. Questo dato fa capire che combinandolo con la parte proporzionale si arriva oltre il 60% dei seggi e quindi i due terzi non sono impossibili. Sono improbabili, questo sì, ma non sono impossibili. E poi comunque dobbiamo vedere che succede nel mese che resta. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie Lorenzo Pregliasco. Come abbiamo detto, tra Grazie a te. qualche giorno di sondaggi non si potrà più parlare direttamente, ma ovviamente Lorenzo non si riposa perché i sondaggi voi continuerete a farli e anzi Altro che. forse arriva la parte più intensa, no? La parte finale della campagna elettorale. Tra l'altro, tu comunque sei impegnato tutti i giorni, tutte le mattine, perché hai un podcast che si chiama Elezione Straordinaria, che si trova su Spotify e su tutte le piattaforme, che tra l'altro, se ho visto bene, su Spotify è il primo podcast italiano in questo momento, quindi grandissimi complimenti. Evidentemente c'è un sacco Grazie. di interesse intorno a questa materia e l'abbiamo visto pure dalla partecipazione dei nostri spettatori qui su TikTok stasera. Quindi di nuovo, grazie a tutti, buon lavoro Lorenzo, magari ci risentiamo più avanti per fare un nuovo punto e poi anche per commentare quello che accadrà dopo il 25 settembre. Molto volentieri, grazie, grazie Grazie Alessio. a tutti, Ciao a buonasera. tutti.